Allora, salve a tutti. In questo video andiamo a risolvere i problemi di fisica assegnati nella prova di ammissione all'anno accademico 2002-2003 al Normale di Pisa. Cominciamo con l'1, un problema di meccanica cinematica. Ad un dato istante, da un palo verticale di altezza H vengono fatte cadere n grande palline di raggio trascurabile masse mi, con velocità iniziale v aventi ugual modulo e direzioni distribuite su tutto l'angolo solido. Trascurando l'attrito dell'aria, si dimostri che fino a quando una di esse non tocca il suolo, si trovano tutte disposte sulla superficie di una sfera e si calcoli in funzione del tempo t il centro e i raggi della sfera. Si determini la massima distanza l dal piede del palo a cui una può arrivare al suolo nei due casi limite v0 molto minore di gh o molto maggiore. Cominciamo col trovare intanto le componenti del vettore velocità. Allora, usando le coordinate sferiche, che abbiamo che la componente z, v0z, è, guardando la facendo riferimento alla figura, è v0 coseno di φ. Invece, le componenti del vettore verde, qui la proiezione di v0 sul piano xy, è v0x, è v0 sen φ. E poi la componente x sarà coseno di teta e la componente y sarà v0 sen phi per seno di teta. Ok, andiamo a scrivere le leggi orarie lungo i tre assi. Abbiamo naturalmente lungo x e lungo y in modo ritto uniforme, quindi x è v0x per t, lungo y è v0y per t, e lungo z invece è un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione g, quindi è z uguale a h più v0z per t meno un mezzo gt quadro. Ora, se teniamo presente che l'equazione della sfera è x meno x0 quadro più y meno y0 quadro più z meno z0 quadro uguale a r quadro. In questo caso abbiamo x quadro più y quadro più z meno h più un mezzo gt quadro al quadrato è uguale a v0 quadro, v0x quadro, v0y quadro, eccetera, è più v0z quadro per t quadro, cioè naturalmente il vettore v0 ha componenti v0x, v0y e v0z, e v0 la somma dei quadrati vale il modulo di v0. In pratica qui abbiamo v0 quadro t quadro, e quindi abbiamo che il centro di questa sfera di cui vi parlo il testo è 0, 0 e h meno un mezzo gt quadro, eh? E il raggio di questa sfera è v0 per t, quindi è un raggio che si espande col tempo. Passiamo adesso alla domanda successiva, anche se non c'è un elenco puntato. Allora, il testo ci chiede che cosa? La massima gittata, in due casi limite. La gittata sarà, allora, se indichiamo con L, sarà che cosa? X quadro più y quadro, e tenendo quello che abbiamo scritto sopra, cosa sarà? Sarà v0x quadro più v0y quadro per t. Tenendo conto dell'espressione che abbiamo scritto sopra, v0x quadro più v0y quadro, che ci dà v0 sen phi, v0 sen phi per t. Quindi dobbiamo trovare il valore massimo di questa espressione. Quando la pallina tocca terra, che abbiamo che z è 0 naturalmente, e quindi che possiamo scrivere che v0z t, cioè v0 cos phi per t, è uguale a un mezzo gt quadro meno h. Ci possiamo ricavare cos phi uguale a gt quadro meno 2h fratto 2v0t. E quindi che avremo che sen phi, che ci serve nell'espressione di L, che cos'è? È 1 meno cos quadro. Il valore è solo positivo perché phi assume valori fra 0 e pi greco, se facciamo, pensiamo alla figura. Quindi è 1 meno questa espressione che sta qui sopra, cioè gt quadro meno 2h fratto 2v0t al quadrato. E quindi L quanto verrà? L è v0t per sen phi, cioè questa espressione che sta qui, quindi portando v0t sotto la radice ci viene. Ok, lo scrivo in modo leggermente diverso. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare il valore massimo di L, quindi facciamo la derivata rispetto a t, quindi scriviamo dL su dt uguale a, cioè un mezzo, l'espressione fra parentesi quadra che è esponente un mezzo diventa un mezzo meno 1, cioè meno un mezzo, per la derivata dell'argomento che è 4 v0 quadro per 2t meno
2gt quadro meno 2h al quadrato per la derivata di gt quadro per quindi 2gt. Oh, naturalmente l'espressione che può essere uguale a 0 è solamente questa qui, con una parentesi graffa, eguagliamo a 0 e non facciamo studio del segno. Quindi raccogliendo anche un 4, ci viene 4t per v0 quadro meno 2v0 quadro g quadro t quadro più 2gh uguale a 0, no? Una soluzione naturalmente è t uguale a 0, che è la soluzione che corrisponde in realtà a un minimo, invece ma trovare il valore massimo. Quindi l'altra soluzione, quella che ci interessa, è quella per cui è l'espressione della nuova parentesi grafo uguale a 0. Quindi capiamo che g quadro t quadro uguale a 2v0 quadro più 2gh. Ok, e quindi adesso iniziamo a considerare i due casi, cioè la velocità grande, quindi V0, il testo ci dice così, i due casi, molto maggiore di GH. E quindi capiamo banalmente che T quadro è circa uguale, secondo termine trascurabile in pratica, viene 2V0 quadro fratto G quadro, e cioè T circa uguale a radice di 2 per V0 fratto G. Vediamo a quale angolo φ corrisponde. E se andiamo a sostituire, che ci viene cos φ G t quadro, cioè 2 v0 quadro fratto g quadro meno 2h fratto 2v0t, quindi fratto 2 v0 radice di 2 v0 fratto g. Allora, se sfruttiamo di nuovo l'approssimazione di partenza, capiamo che questo termine qui è trascurabile. Quindi che succede? Ci viene v2v0 quadro fratto g fratto, ma la della favola viene 1 su radice di 2, fatte le dovute semplificazioni, che corrisponde a un angolo dato che φ è fra 0 e π e φ è π quarti, quindi un lancio verso l'alto di π quarti, e che corrisponde quindi al seno naturalmente uguale. E quindi capiamo che L è V0 per T, cioè radice di 2 V0 fratto G per sen φ, che è 1 su radice di 2, quindi si semplifica e quindi viene L è V0 quadro fratto G. Fine questa situazione. Allora, consideriamo adesso l'altra situazione, cioè V0 molto minore di GH. Quindi se consideriamo l'espressione, questa espressione qua, che cosa avremo? Che G quadro T quadro è circa uguale a 2GH. Quindi dicevamo G quadro T quadro circa uguale a 2GH, cioè T quadro circa uguale a 2H fratto G. E quindi che succede? Se andiamo a sostituire nell'espressione di cos φ, è questa qui, cosa ci viene? 0, basta fare una verifica. Quindi cos φ uguale a 0, che corrisponde a un angolo φ uguale a π mezzi, e cioè sen φ di conseguenza uguale a 1. E quindi cosa avremo? Che il valore in questo caso di L è v0 sen φ per t, cioè per 1 per radice di 2h fratto g. Fine. Allora, passiamo al problema 2. Si tratta di un problema di termodinamica. Dice: una macchina termica produce lavoro compiendo una successione di cicli di Carnot. In ciascun ciclo la macchina termica scambia piccolissime quantità di calore con due corpi aventi inizialmente temperature diverse, T1 maggiore di T2. Si assumono uguali e costanti le capacità termiche dei due corpi e asintoticamente i corpi raggiungono la temperatura finale comune TF e la macchina termica non può più funzionare. Si determinano TF e il lavoro L complessivamente prodotto. Allora, che cosa abbiamo? Due termostati che non sono termostati ideali, come ci è capitato negli esercizi, diciamo, più tradizionali, e aventi, cioè, capacità termica infinita sostanzialmente. Qui la temperatura iniziale è T1 e poi scende, e qui la temperatura iniziale è T2 e poi sale. Quindi qua la temperatura è una variabile, quindi è x che poi andrà a diminuire perché diminuisce di dx. E qui la temperatura, diciamo, variabile la indichiamo con y e poi aumenta di dy. E quindi la macchina a ogni ciclo, cosa fa? Vediamo il punto di vista della macchina: assorbe dQx, questo, che sarà uguale che cosa? Meno C dx, perché meno, allora, dato che il calore viene assorbito, è positivo, questo dx è negativo, e quindi col meno davanti, diciamo, sistemiamo le cose. E c'è dQy, che è C dy. Entrambi i termini sono positivi, questo abbiamo discusso prima. Qui C naturalmente è positivo, la capacità termica, dy aumenta, quindi è positivo.
Allora, quindi il lavoro, questo lavoro qua, del V, sarà dq x meno dq y, perché questo è un calore ceduto. dq x meno dq y, e quindi possiamo raccogliere il meno, viene meno c di più dy. E quindi possiamo calcolare il lavoro complessivo, che sarà, integriamo, è meno c integrale da t1 a t finale di dx più integrale da t2 a t finale di dy. L'integrale naturalmente è più che elementare, quindi alla fine, sistemando un po' i segni, ci viene c per t1 più t2 meno 2t. F. Dobbiamo trovare TF. Allora, ragioniamo come segue. Vediamo la variazione di entropia del sistema. In ogni ciclo, dato che la macchina è una macchina reversibile, la variazione di entropia della macchina è 0, e anche la variazione di entropia dei termostati complessivamente 0. Però, quindi, come lo chiamo, delta S è la variazione di entropia del primo termostato, che è, dobbiamo fare attenzione ai segni, meno dq x fratto x. Vediamo perché. dq x, abbiamo detto, è positivo, il termostato cede calore, quindi l'entropia diminuisce, più l'aumento di entropia del secondo termostato, quindi dq y su dy è uguale a 0, perché è una trasformazione reversibile. Quindi capiamo che c dx su x più c dy su y è uguale a 0. E naturalmente c si semplifica, spostiamo, integriamo, che ci viene ln x uguale a meno ln y più k, ovvero x, spostando meno ln y al primo membro, xy uguale a k'. Nella situazione iniziale abbiamo che x vale t1 e y vale t2. Sostituiamo e troviamo k'. Quindi t1, t2 uguale a k'. E quindi la temperatura come variano? È xy uguale a t1, t2. Nella situazione finale abbiamo che x è uguale a y uguale a t finale. Quindi che ci viene, utilizzando l'ultima relazione che abbiamo scritto? TF al quadrato uguale a t1, T2, e cioè TF uguale a T1 T2 al mezzo, e quindi la media geometrica. Ok, e con questo ci possiamo calcolare il lavoro, sostituendo nella relazione che abbiamo trovato prima, che ci viene. Il lavoro è C per T1 più T2 meno 2TF, quindi è T1 più T2 meno 2T1 T2 al mezzo, che è il quadrato di un binomio, cioè C per radice di T1 meno radice di T2 al quadrato. Fine. Allora, passiamo al problema 3. Dice: dentro una sfera di raggio R0 sono distribuite un gran numero di particelle, ciascuna di massa m e carica Q, in modo tale che il loro numero per unità di volume sia lo stesso ovunque entro la sfera. All'istante iniziale si rimuovono i vincoli che tenevano ferme queste particelle e le si lascia libere di muoversi sotto la sola azione delle mutue interazioni elettromagnetiche. Si dimostri come, all'aumentare del tempo, la distribuzione delle particelle rimanga uniforme all'interno di una sfera, e si calcoli la velocità asintotica con cui aumenta il raggio RT dalla sfera. Allora, se all'istante iniziale questo raggio di questa sfera è R0, che cosa avremo? Che la densità di carica sarà R0 uguale numero di cariche per valore di una carica diviso il volume della sfera, cioè 4 terzi pi greco R0 al cubo. Allora, una carica che si trovi a distanza R risente solamente, per il teorema di Gauss, dell'azione delle cariche che si trova all'interno della sfera di raggio R minuscolo. Cioè, cosa abbiamo? Che F di una carica che si trova a distanza R è uguale a 1 su 4 pi epsilon 0 q per la carica che si trova all'interno della sfera di raggio R fratto R quadro. Questo Q di R quant'è? Q di R quant'è? È rho 0 per il volume della sfera di raggio R, cioè è nq fratto 4 terzi pi greco R0 al cubo per 4 terzi pi greco R cubo. E quindi che cosa succede? 4 terzi pi greco si semplifica e viene nqr cubo fratto r0 cubo. E mora della folla, così viene fr uguale a 1 su 4 pi epsilon 0 nq quadro fratto r0 al cubo
per R. L'osservazione chiave è questa: che cosa succede? Che la forza è direttamente proporzionale alla distanza ed è a direzione radiale. Qui ci siamo preoccupati solamente dei moduli, ma a direzione radiale. Allora, la forza direttamente proporzionale alla distanza, e questo è in conseguenza che all'istante 0, quando si rompono i vincoli, la forza aumenta linearmente con la distanza, quindi le particelle che si trovano più all'esterno si muovono con l'accelerazione maggiore e di conseguenza acquisteranno via via velocità maggiore. Ma cosa succede? Queste, diciamo, non si muovono tutte in direzione radiale e non si scavalcano mai. Quindi cosa succede? Il numero di particelle che all'istante 0 si trova all'interno della sfera di raggio R, minuscolo, la sfera di raggio R minuscolo aumenta di raggio, appunto, ma il numero di particelle al suo interno non cambia. Quindi cosa succede? Che all'aumentare del tempo la distribuzione delle particelle rimane uniforme all'interno di una sfera qualsiasi. Ah, un'altra osservazione da fare qual è? Potremmo avere delle forze di natura magnetica, perché cosa succede? Abbiamo delle correnti radiali, no? Allora, però se io considero una particella che si trova qui, queste correnti radiali qui, per motivi di simmetria, se c'è una corrente in posizione, diciamo, OA, avremo anche una corrente simmetrica in posizione OB, lungo il raggio B. Quindi che succede? Gli effetti magnetici di queste due correnti si compensano esattamente e quindi confermiamo che si muovono solamente in direzione radiale. Dicevamo, la seconda domanda è calcolare la velocità asintotica con cui aumenta il raggio RT di tale sfera. Consideriamo una carica che si trovi sul bordo di questa sfera. Questo sarà soggetto a una forza F a distanza R, F R sarà questa espressione qua praticamente, però all'istante t generico successivo il volume della sfera non è più R0 ma R generico e la distanza è praticamente la legge di Coulomb, è 1 su 4 pi epsilon 0 n q quadro fratto r quadro, e con r appunto maiuscolo in questo caso variabile. Quindi l'energia potenziale di questa carica sarà, tenuto conto che della relazione tra forza e energia potenziale, sarà 1 su 4 pi epsilon 0 n q quadro su r. All'istante t uguale a 0, quindi che energia meccanica avrà? Energia cinetica è 0, energia potenziale è, quindi E è 1 su 4 pi epsilon 0 n q quadro su r0. E all'istante t maggiore di 0, l'energia sarà E 1 su 4 pi epsilon 0 n q quadro su r più energia cinetica. Espressione generica, un mezzo mv quadro. Se vogliamo, un mezzo mv quadro uguale a 1 su 4 pi epsilon 0 n q quadro 1 su r0 meno 1 su r. Di conseguenza v uguale a 1 su 2 pi epsilon 0 m q fuori n 1 su r0 meno 1 su r. Allora un mezzo, e questo è v, è la velocità con cui varia r, cioè dr su dt. Allora vediamo cosa ci dice precisamente il test. E si calcola la velocità asintotica con cui aumenta il raggio rt di tale sfera. Questa appunto è la velocità con cui aumenta il raggio rt. La velocità asintotica è v infinito. Come lo calcoliamo? Basta fare il limite per r che tende all'infinito di questa espressione qua, di v di r. Questo termine qui va a 0 e quindi viene q per n su 2 pi epsilon 0 m r0 a un mezzo fine. Allora, vediamo il problema 4. Vediamo il testo. Dice: si consideri un filo disposto lungo una spirale piana di equazione R uguale a K φ, dove R è la distanza dall'origine e φ è l'angolo azimutale del raggio vettore R che descrive lo svolgersi della spirale a partire dall'origine fino a un vettore φ max molto maggiore di 2π. La spirale è immersa in un campo magnetico uniforme e ortogonale al suo piano e di modulo variabile nel tempo secondo la legge sinusoidale, cioè BdT uguale a B0 se non ωt. Si determina la forza elettromotrice indotta tra le due estremità del filo. Si tratta di un problema di applicazione della legge di Faraday di Neumann, con l'unica particolarità il fatto che abbiamo un filo, una spira, diciamo, in realtà non chiusa, e di forma particolare, che è una spirale, perché lo conosce la spirale di Archimede, R la distanza dall'origine è direttamente proporzionale all'angolo φ. Come è fatta? È questa, eh?
quando abbiamo l'angolo 0, la distanza è 0, poi all'aumentare dell'angolo la distanza aumenta. Allora ci dobbiamo calcolare l'area, dato che il numero di giri è grande, la possiamo considerare una curva chiusa, perché altrimenti il punto di partenza qual è? Allora ricordiamo intanto che cosa, che l'area del settore circolare è questo, com'è, quanto vale la formula, diciamo, di trigonometria di base. L'area è 1/2 r² per alfa, dove alfa deve essere espresso in radianti. Nel nostro caso la distanza è variabile, quindi possiamo considerare angoli infinitesimi de phi e aree infinitesimi, quindi dA sarà 1/2 r² d φ. R come varia, la legge ce l'ha dal testo, quindi capiamo che l'area infinitesima, quando il raggio vettore si sposta di d φ, è 1/2 kφ² d φ, cioè semplicemente 1/2 k² φ². D φ. L'area complessiva spazzata dal raggio vettore sarà area uguale integrale da 0 a phi max, quello che ci dice il testo, di questa espressione che sta qui sopra, cioè 1/2 k² φ² di phi, e ci viene quindi 1/2 k² φ max³ fratto 6 e fratto 3, e quindi qui viene complessivamente fratto 6. A questo punto, dato che il testo ci dice che il campo magnetico uniforme, perpendicolare, eccetera, il flusso phi, usiamo un font leggermente diverso, sarà semplicemente 1/6 k² φ max³ per b di t, cioè per b0 seno di omega t. La Fm indotta sarà quello che si ottiene applicando la legge di Faraday-Neumann-Lenz, cioè Fm indotta uguale a meno derivata del flusso rispetto al tempo, e quindi ci viene meno 1/6 k² φ max al cubo per omega b0 coseno di omega t. Fine. Allora leggiamo il testo dell'ultimo problema. Un recipiente cilindrico posto in rotazione con velocità angolare omega attorno al suo asse verticale contiene un liquido che ruota anch'esso assieme al recipiente. Si determini, in presenza dell'accensione di gravità g, la forma assunta dalla superficie libera del liquido all'equilibrio. Supponendo che tale superficie sia riflettente, si determina il punto in cui si forma l'immagine di una stella posta sulla verticale del cilindro. Prendiamo un disegno già pronto. Allora, consideriamo una massa M del liquido rotante, quindi questo sta ruotando con velocità angolare omega. Allora, le forze agenti su questa massa saranno la solita forza peso. Poi, dato che il sistema di riferimento del cilindro non è un sistema di riferimento inerziale, dobbiamo aggiungere la forza apparente, la forza centrifuga, che è M omega quadro raggio di rotazione, che è x, l'ascissa, la distanza all'asse di rotazione. Queste due forze sono bilanciate da chi? Dalla forza esercitata dal fluido, che è perpendicolare al piano tangente. Ovviamente la rappresentazione è bidimensionale e si tratta di una retta tangente. Considerazioni trigonometriche elementari che ci danno tangente di φ uguale a m omega quadro x fratto mg, m naturalmente si semplifica, quindi viene omega quadro x fratto g. In questa versione bidimensionale che cosa abbiamo? Che quella φ, che cos'è? L'angolo che la retta tangente forma rispetto all'orizzontale. Cosa abbiamo? Che questo altro non è che la derivata di z rispetto a x, quindi abbiamo dz su dx è quell'espressione lì, cioè omega quadro fratto g per x. L'integrazione immediata ci dà z uguale a omega quadro fratto 2g per x quadro più la costante di integrazione, che sarà questa altezza h qua più h. Allora, dato che si tratta in realtà di una superficie di rotazione, avremo che l'equazione della superficie è z uguale, al posto di x quadro, in pratica mettiamo x quadro più y quadro, omega quadro fratto 2g, x quadro più y quadro più h. Ricordando le formule del fuoco della parabola, che abbiamo il fuoco a coordinate meno b su 2a e 1 meno delta su 4a. Nel nostro caso il fuoco quindi dove sarà? In 0, 0, e sostituendo ci viene g su 4 omega quadro più h. Allora, perché il fuoco? Perché adesso l'ultima domanda dice: supponendo che la superficie sia riflettente, si determina il punto in cui si forma l'immagine.
Allora, è un'altra proprietà della parabola, cosa? Che se abbiamo una sorgente all'infinito con i raggi che giungono parallelamente all'asse ottico, l'asse della parabola, in questo caso del paraboloide, questi vengono riflessi tutti nel fuoco della parabola, qui. E quindi dove si forma nel fuoco, le cui coordinate abbiamo trovato. E fine. E arrivederci a tutti al prossimo video.